Abbiamo suonato 500 concerti insieme come perturbazione. E in queste 500 notti dopo il concerto ci è capitato di dormire nelle situazioni più disparate, pensioncine di provincia, alberghi improbabili, non lo so, una volta io e Rossana abbiamo dormito in una casa in riva al lago con una stufa che era molto meglio spegnere che tenere accesa se volevamo rimanere vivi, e c'era anche un gatto killer, giuro, nel senso che questo gatto, eravamo stati avvisati dai padroni di casa che poteva attentare alle nostre vite. Ma più di tutte queste storie, in realtà, quella che ricordiamo meglio è la prima data che abbiamo fatto della tournée di In Circolo, che era nel 2002, a gennaio, e partivamo con la prima data e la notte dopo ci sistemarono in un capanno degli attrezzi dietro una casa, per cui si attraversava il giardino, si entrava in questo capanno degli attrezzi, c'erano le biciclette, le vespe, queste cose qua, poi salivi in scalapioli e c'era questa stanza tipo 9 metri quadri, una cosa del genere, c'era un materasso singolo e uno matrimoniale, eravamo in quattro e dovevamo dormire ovviamente in tre su quello matrimoniale, ma il gioco si faceva complicato perché in mezzo a questi 9 metri quadri in realtà c'era uno scalino. Là ci siamo messi lì a sistemare i materassi e non c'era modo di non mettere quello matrimoniale sullo scalino, perché allora lì dovevi decidere, o due dormivano comodi e uno era in mezzo lì sulla scheda e cadeva sempre sull'altro e alla fine a dormire comodo era uno solo, oppure si divideva il danno, e allora ci siamo messi così e abbiamo dormito tutti e tre con lo scalino in mezzo, qua. Allora, dovete... tutta questa cosa qua ve la racconto in realtà perché la prossima canzone parla di una situazione in cui io ero molto più contento di dormire in situazioni del genere, svegliandomi come un pezzo del Tetris, piuttosto di tornare nella mia casa che in quel momento era fredda e vuota. Scusate, lasciate un attimo. Però cioè, quelle situazioni ti temperano e noi siamo stati così contenti di averle fatte, come con la pesce, che stasera abbiamo richiesto di dormire in quel posto. Quando torneremo, faremo solo 600 km, era Venezia. Questo si chiama Senza una scusa. Senza una scusa.